dell'Istituto Comprensivo dei Canali. Io mi presento, sono la dirigente, sono Renata Chiappino e lavoro qui come dirigente dall'anno scolastico 2015. Quindi dal 2015-2016 questo dovrebbe essere il settimo anno scolastico in questa scuola. Prima ho diretto l'Istituto Comprensivo di Maiano e Forgaria per 3 anni e prima ancora 4 scuole medie, non esistono più 4 scuole medie tutte assieme, ma prima diciamo dell'obbligo a formare gli istituti comprensivi esistevano le direzioni didattiche e le scuole medie e io ho cominciato la mia carriera da dirigente presso le scuole medie Capofila Pasean di Prato e le altre tre erano Campoforme, Leopozzolo e Matera. 3 anni anche in quella direzione. Ormai ho una discreta esperienza, anche se questa professione di dirigere le scuole, che poi sono scuole del primo ciclo, per cui dall'infanzia, dai 3 anni fino ai 14, con 3 ordini di scuole diverse, non è mai uguale, non c'è mai un anno uguale all'altro, non c'è mai un'esperienza uguale all'altra, specialmente in questi ultimi anni, che è inutile ripeterci, ma lo sentirete dire più volte, la pandemia e il Covid hanno, causa di forza maggiore, costretto tutte le scuole del mondo a cambiare se stesse o a fare scuola in modo diverso. Bene. Allora, accanto a me alla presentazione della scuola c'è il professor Lorenzo Tempesti, collaboratore della dirigente, fa parte dello staff già da più di qualche anno e si occupa delle tecnologie, sia del funzionamento delle tecnologie, quindi linee guida, piani di didattica digitale integrata, la DD, non è la DAD, tutti chiamiamo DAD perché tutti i canali televisivi, DAD, 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 invece il piano della didattica a distanza successivo al primo lockdown si chiama didattica digitale integrata. Ecco, e lui è responsabile dell'attivazione in questa scuola e diciamo anche di tutte le componenti tecnologiche, di tutto quello che sia il rinnovamento, sia le proposte, sia il funzionamento della segreteria digitale, eccetera, eccetera. Poi abbiamo presenti degli altri professori che vi presento già da adesso. Abbiamo la professoressa Maria Cinzia Stella di Lettere, insegnante in questa scuola già da diversi anni ed è sempre presente agli Open Day per fornire informazioni. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, ecco, dopo interverrà. Abbiamo la professoressa Silvia Chiarandini di lingua inglese, anche lei storica della scuola, eccola lì, che vi saluta, ed è una professoressa da tanti anni in questa scuola, la conosce bene, bene, bene. Poi abbiamo la professoressa Caterina Dal Pantaleo. 99. Quanti, professoressa? Quanti? Ecco, Dal 99. un bel po'. Sì, è bello avere insegnanti che sono affezionati alla scuola da tanti anni perché possono fare delle inferenze, cioè possono, magari dopo dirà lei quando Sì, arriva. c'è qualcosa, volentieri. Ecco, la professoressa Carina Pangallo invece è una professoressa che è qui da 3 anni e non so se vuole salutare, molto Buonasera a tutti. presente Buonasera. nella scuola, appassionata, e anche lei dopo vi dirà qualcosa riguardo il suo metodo di lavoro, la sua metodologia, il modo con cui porta avanti le lezioni, come caratterizza il suo modo di fare scuola. Poi abbiamo la professoressa Claire Anderson, che nonostante ha un nome straniero è italianissima, parla italiano, si spaventano a leggere il suo nome, dicono questa professoressa parla inglese o Buonasera. Un qualche altra passaporto lingua, italiano, sì. invece no, è italianissima, lei è un'insegnante di matematica e nella nostra scuola, non mi ricordo da quanti, tre forse, quattro, Quarto ecco, quest'anno. il quarto anno, e anche lei vi parlerà poi di come fa matematica, come la personalizza, perché poi voi sapete, ogni insegnante ha il suo taglio e il suo modo. Io penso che non, di non, io ho comunque, mi hanno lasciato delle informazioni altri insegnanti, l'insegnante di educazione motoria, il professor Messina, altra insegnante di lettere Lorella Gosparini. Ho anch'io dei materiali da dire, da dare, ma i professori presenti sicuramente lo possono fare in viva voce loro.
Ecco, e quindi adesso iniziamo a vedere una presentazione. Man mano che scorriamo questa presentazione, vi diamo le informazioni del tempo scuola, delle aperture. Del mattino e del pomeriggio, perché interessano i rientri, dei servizi e via 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 tutto facciamo un viaggio virtuale dentro la scuola. Poi ci sarà un altro appuntamento in cui invece potrete venire in presenza, perché voi sapete con le restrizioni noi facciamo questi incontri plenari con tutte le persone dal vero, ma da qualche anno non le facciamo più. Invece abbiamo predisposto una giornata a gennaio, il 15, un sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30, dove dopo aver fatto la prenotazione sarà possibile avere un incontro dal vero nella scuola. Così la potete far vedere e sceglierla proprio dopo averla vista. Ecco, la nostra scuola comunque fa scuola dal lunedì al venerdì. Col sabato e domenica, il sabato non c'è lezione. L'anno scorso avevamo avuto un cambiamento, ma quest'anno siamo tornati all'apertura dal lunedì al venerdì, quindi escluso il sabato. Ecco, cominciamo con la prima indicazione, diciamo di tipo legale, che è la procedura di iscrizione per l'anno scolastico 22-23. Io potrei leggere questa slide, però so che voleva dire qualcosa il professor Tempesti perché c'è una novità quest'anno, no? Sì, esatto. Quest'anno è necessario per l'iscrizione fare il login con le credenziali SPID oppure con la carta d'identità elettronica o con le credenziali europee che nessuno ha, e IDAS, ma comunque si possono utilizzare anche queste. Quindi la prima cosa importante per chi è intenzionato a iscriversi, ma tutti saranno intenzionati se non nella nostra scuola, in una scuola secondaria qualunque, dovrete dotarvi di questo tipo di credenziali. E che si possono utilizzare per registrarsi sul portale del Ministero. E questa iscrizione sul portale del Ministero sarà possibile anche qualche giorno prima del 4 gennaio, che invece è il termine ufficiale da cui si comincia a fare l'iscrizione vera e propria, che si fa con procedura online ormai da diversi anni. L'apertura di questa procedura è dal 4 gennaio al 28 gennaio. E si compila un modulo che la scuola ha personalizzato e vi bisognerà inserire il codice meccanografico della scuola che abbiamo riportato qua. Ma comunque tutto quello che vi ho detto adesso e anche di più è riportato e sarà riportato perché è una pagina in continuo aggiornamento sulla pagina del nostro sito icfagagna.edu.it. Se scrivete direttamente slash iscrizioni, come abbiamo scritto qua, finite direttamente sulla pagina che forse avete anche già utilizzato per cominciare ad acquisire le informazioni, altrimenti comunque dalla home page abbiamo un grandissimo banner con scritto scuole aperte, iscrizioni, cliccate lì e c'è questa pagina che raccoglierà appunto le informazioni anche mano a mano che arrivano, quindi con l'apertura del portale per le iscrizioni. E vi dico già subito che in questa pagina è anche già possibile, qualcuno l'ha già fatto, forse anche qualcuno tra di voi, prenotarsi, lo diremo di nuovo bene alla fine, per la visita dell'istituto, sì, della nostra scuola, più che dell'istituto del nostro plesso, e va prenotato, abbiamo degli slot da 20 minuti, dalle 9:30 alle 12:30 del sabato 15, mi dico giusto, Sì, dirigente, sì, sì, sì. ok? 15 gennaio e 15 si deve prenotare tramite procedura online. Vi invitiamo a farlo, insomma, di modo che possiamo organizzare al meglio e in completa sicurezza questa partecipazione. Per quanto riguarda le iscrizioni, comunque è a disposizione il nostro ufficio alunni con la nostra assistente amministrativa Sabrina, che è pronta a sostenervi in tutta la procedura. E qui ho riportato anche il numero di telefono, ma sono informazioni che comunque appunto ritrovate tutte nel nostro sito internet. Ecco, questo era quanto per questo argomento iniziale. Infatti, la procedura, perché la procedura segue la circolare ministeriale, le tempistiche, ma queste sono tempistiche per tutte le scuole, dal 4 al 28 gennaio ufficialmente. Poi qualcuno chiede, ma se io
iscrivo mio figlio come seconda opzione, cioè voi l'iscrizione la perfezionate in un istituto e quindi sarà l'istituto scelto, l'istituto di elezione dove andrà questa iscrizione online. È molto importante la procedura di iscrizione. Se qualcuno invece intende dopo ritrattarla, c'è la possibilità, ma direi che è meglio decidere in questo periodo in modo da. Perché le iscrizioni servono a totalizzare gli iscritti, sono la prima parte, un tassello importante di una procedura, cioè. In base al numero degli iscritti, dopo il ministero dà l'organico. L'organico sarebbero il numero dei docenti. Quindi, se uno fa una doppia iscrizione o se uno non è sicuro e dopo cambia, è un po' complicato per definire il contingente. Per quello vi invito un po' magari a chiedere o a chiedere un appuntamento oppure a definire stasera i dubbi e così siete un pochino più sicuri di dove voler iscrivere i vostri figli. Ok, quindi il codice meccanografico e il nostro ufficio Luni, l'amministrativa, l'assistente amministrativa che può fornire anche lei delle informazioni anche al telefono al mattino o al lunedì pomeriggio, quando è aperta la segreteria. Ecco, la seconda slide invece prevede i libri di testo, perché voi sapete che alle medie, io dico medie per praticità perché è una parola breve, medie. Si arriva già al concetto, invece scuola secondaria di primo grado è lunghissimo, no? È lunghissimo, sto mezz'ora a dirlo, quindi dico medie, ma sappiate che si chiama scuola secondaria di primo grado. L'acquisto qui a Fagagna dei libri viene suddiviso in due blocchi, il comodato regionale, che è quello che hanno tutte le scuole della regione Friuli Venezia Giulia, c'è cioè un'opportunità. Di sgravio di costo dato dalla regione, un bando a cui si partecipa e viene gestito dall'istituto, si paga un terzo del prezzo di copertina e copre solitamente i libri triennali. Di solito sono quattro libri, dovrebbero essere il libro di scienze, di tecnologia, di arte, immagine e musica, cioè quei libri che durano tutti e tre gli anni, che sono un po' dei manuali. Pagamento a settembre alla scuola, consegna a settembre agli alunni da scuola. Ecco, questo è quello che solitamente avviene. L'altra parte invece è a cura del comitato genitori. Qui abbiamo anche la presidente, la signora Nicoletta Contardo, che è un genitore, perché se no non potrebbe essere presidente se non fosse un genitore, e se vuole salutare lei e gli altri genitori e dire qualcosina, come funziona, se vuole, oppure io leggo come preferisce la signora Nicoletta. Sì, buonasera a tutti. Allora, io sono Nicoletta Contardo, come la dirigente mi ha gentilmente presentato, e sono il presidente da circa 4 anni del Comitato Genitori. E forse qualcuno conosce già la nostra attività, perché magari ha già avuto figli nel nostro istituto. Comunque, diciamo che il nostro lavoro è un lavoro piuttosto ampio. In questo caso parliamo dei libri di testo, però se mi permettete. Volevo soltanto dire due parole sul comitato, che è una realtà consolidata all'interno del nostro istituto e opera ormai da diversi anni, ancora prima che entrassi io a far parte del comitato. Tutti possono far parte del comitato genitori, tutti i genitori. Quindi fra 2 anni, quando scadrà il mio mandato e ci saranno delle nuove elezioni, tutti i genitori saranno invitati a partecipare a questa realtà, che è una realtà diciamo peculiare nel nostro istituto, e credo che ne valga la pena portarla avanti nel corso del tempo. Purtroppo in questi ultimi 2 anni, naturalmente a causa della pandemia, le nostre attività hanno subito una sosta forzata, ma speriamo insomma che poco alla volta di riprendere tutte le attività. Sostanzialmente il comitato collabora, sostiene e partecipa attivamente i progetti dell'istituto grazie alle quote associative delle famiglie e a dei contributi comunali che ogni anno chiediamo, diciamo, nel bacino d'utenza preferenziale del nostro istituto, quindi San Vito, Fagagna,
Rive d'Arcano, ma anche San Daniele. Siamo riusciti a coinvolgere anche il comune di San Daniele. Il comitato non è solo una parte attiva nell'istituto, ma anche nel gruppo famiglia dell'osservatorio sociale del comune di Fagagna, e nell'ambito di iniziative che riguardano la genitorialità con incontri in presenza che abbiamo fatto con esperti, ma anche attraverso webinar negli ultimi 2 anni, oppure con progetti sull'adolescenza. Per quanto riguarda invece i libri di testo, vediamo la slide, diciamo che alcune cose sono un po' cambiate in questi ultimi 2 anni. Ad esempio leggo che una quota di adesione di 20 euro, che in questi ultimi 2 anni l'abbiamo abbassata a 15, perché appunto non potendo sostenere proprio in modo attivo tutte le iniziative che facevamo prima della pandemia, abbiamo pensato di abbassare. Quindi quest'anno, se deciderete di partecipare al comitato, chiederemo una quota associativa di 15 euro. Con questa modalità di acquisto dei libri di testo, il comitato si prefigge lo scopo di aiutare i genitori a reperire proprio i libri senza pensieri. Perché senza pensieri? Perché se aderite, noi ci occupiamo dell'ordine dei libri che arriveranno direttamente a scuola nel mese di settembre e verranno distribuiti ai vostri figli. Quindi aderire al comitato significa aderire attraverso questa piccola quota di 15 euro che vi chiederemo. I libri di lingue e di religione verranno regalati, quindi inglese per tutti, francese per chi farà francese, tedesco per chi farà tedesco e poi il libro di religione. I restanti libri invece verranno acquistati dal comitato attraverso un gruppo d'acquisto, con lo sconto sostanzialmente del 10-15%, anche qui varia un pochino negli anni, perché abbiamo visto che certe volte è difficile proprio richiedere una scontistica alta. Comunque anche quest'anno siamo riusciti ad avere lo sconto del 15% su tutti i libri. E per aprire dovrete compilare un form a giugno che verrà mandato direttamente dall'istituto. Dopodiché noi come comitato vi invieremo una comunicazione con tutte le indicazioni riassuntive dei libri che voi avete ordinato e con le indicazioni per effettuare il pagamento. Il pagamento che solitamente richiediamo entro la fine di luglio, i primi di agosto. Infine, diciamo sostanzialmente in generale questo significa acquistare i libri con il comitato genitori. Comunque sul sito dell'istituto, nella sezione famiglie, c'è un piccolo spazio dedicato al comitato genitori dove troverete una presentazione con tutte le attività che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni. Mi invito a scriverci se avete dubbi oppure domande. Abbiamo una mail, comitato genitori Fagagna, @gmail.com. Questo è quanto. Se poi ci sono domande, più che volentieri. Grazie. Dopo lasciamo lo spazio alle domande, perché adesso proseguiamo con la presentazione. Grazie. Grazie. Ecco, allora l'aspetto disciplinare e l'aspetto della tempistica, cioè del tempo. La scuola media di Fagagna offre un tempo scuola chiamato tempo normale delle 30 ore settimanali. Questo sarebbe, se noi facessimo scuola per 6 giorni, sarebbero le classiche 5 ore di lezione, 5 per 6, 30, e sarebbe per questo chiamato tempo normale, quello che ricorda la scuola media che probabilmente tutti avete frequentato, cioè quella del tempo antimeridiano. Però avendo noi il sabato chiuso, dobbiamo fare un rientro pomeridiano fino alle ore 16:50, o il lunedì, vedete che c'è un no sottolineato, o il lunedì o il mercoledì a seconda delle classi. Cioè in questo momento noi abbiamo 5 sezioni, dalla A alla E a scuola,
e tre di queste sono frequentate da alunni i cui genitori hanno scelto il tempo normale, quindi abbiamo 9 classi a tempo normale e 6 a tempo prolungato, che spiego subito. E queste 9 classi, per cui circa 180 ragazzi, non è possibile per la gestione di questi 180 ragazzi farli rientrare tutti il lunedì. Cioè, quindi io non sono in grado di dirvi stasera che tutti quelli che sceglieranno il tempo normale frequenteranno tutti il lunedì. Alcune classi il lunedì e alcune... Adesso dobbiamo vedere quanti ragazzi si iscrivono e quanti ragazzi si iscrivono, quante classi prime ci saranno e queste classi prime oscilleranno o il lunedì o il mercoledì pomeriggio. L'orario che vedete per tutti è alle 7:50 del mattino e l'uscita del mattino è alle 13:15, mentre l'uscita del pomeriggio per il tempo normale 30 ore è alle 16:50. L'altra modalità oraria è il tempo prolungato, che non è tempo pieno né corrisponde a un doposcuola. Il tempo prolungato è per legge, questi sono tempi dati dalla legge che ha istituito il tempo scuola alle medie, 36 ore settimanali. Allora uno si chiede cosa fanno in quelle 6 ore in più? Intanto ha 3 rientri pomeridiani, il lunedì, il mercoledì e il giovedì. Il lunedì e il mercoledì fino alle 16:50 e il giovedì invece un'ora in meno. Il tempo del giovedì finisce alle 15:50. Quindi i ragazzi che frequentano il tempo prolungato vengono a scuola 3 volte di pomeriggio e finiscono alle 16:50 il lunedì e il mercoledì e il giovedì un'ora prima. Le altre 2 giornate, il martedì e il venerdì, alle 13:15 come i loro compagni. La differenza c'è, sempre voluta dalla legge, un potenziamento, una maggiorazione di ore nell'italiano e matematica. L'italiano e la matematica vedono anche la compresenza delle insegnanti stesse per 2 ore che sviluppano delle progettualità proprio dedicate alla classe. Prima della pandemia, qui ormai siamo a 2 anni quasi dalla pandemia, quindi il secondo anno che facciamo scuola aperta in questo modo, 3 anni fa si proponevano nel tempo prolungato un pomeriggio, che di solito era il lunedì pomeriggio, di laboratori, dove la laboratorialità, che è un po' la caratteristica di questa scuola media, era un'offerta a discrezione degli insegnanti che si proponevano ogni anno o con laboratori classici che si ripetevano, che si riproponevano, oppure anche nuovi, e le classi erano aperte, cioè si facevano gruppi provenienti da più classi, prime, seconde o terze, sempre per il tempo prolungato. Ma non possiamo più mescolare le classi, non possiamo più fare i gruppi misti, non possiamo più occupare spazi che non siano sanificati, quindi anche questo modo nuovo di fare i laboratori è effetto della pandemia. Io penso di aver detto tutto. Le lingue straniere. Le lingue straniere, abbiamo la prima lingua obbligatoria, l'inglese, 3 ore settimanali in tutte le classi. Come seconda lingua, voi sapete che si sceglie una seconda lingua, il tedesco o il francese. E io non lo so, abbiamo presente la professoressa Chiarandini, se vuole dire qualcosina brevemente, perché mi sembra, per l'inglese, se vuole dire qualcosa, se no aspettiamo dopo. Come vuole lei? Beh, nulla di particolare, perché sì, programmi sono quelli più o meno, insomma, che svolgono tutte le scuole. Devo dire che noi abbiamo anche la fortuna di andare d'accordo tra noi insegnanti di lingue, per cui c'è collaborazione. Adesso abbiamo anche noi fermato un po' tutto, perché in questi 3 anni non è stato possibile farlo, questi ultimi 2. Però ad esempio qui in team con la professoressa Lazzaro ho sempre attuato il CAT, che è una certificazione internazionale che internazionalmente riconosciuta, che però viene proposta in terza. Per fortuna, da un lato, e purtroppo, visti i tempi, l'esame viene sostenuto non a scuola, ma in 2 contesti diversi, una parte orale e una parte scritta. Per cui questi ultimi 2 anni non è stato possibile attivarlo, spero sia possibile farlo magari da quest'anno, valuteremo il secondo quadrimestre e poi riprendere in tranquillità l'anno prossimo. Ci sono stati anche dei
dei gemellaggi, soprattutto adesso io prendo un pochino il posto dell'insegnante di tedesco, perché sono stati fatti anche dei gemellaggi con scuole austriache, tutte attività bellissime che hanno arricchito tantissimo i ragazzi, che purtroppo ora abbiamo solo sospeso, non annullato. Ecco, tutto quello che posso dire è questo. Se poi ci sono domande specifiche, rispondo volentieri. Grazie, grazie. Adesso possiamo, per aggiungere qualcosa alle lingue, il fatto di avere tre lingue straniere presenti è una buona opportunità. L'auspicio è anche che vengano formate delle classi intere dove si insegna lì il francese, il tedesco viene scelto di più, poi è difficile la gestione, però siamo riusciti sempre ad accontentare tutte le scelte fatte dai genitori. E gli spostamenti, i gemellaggi, gli Erasmus che avevamo in atto hanno subito appunto uno stop, ma la volontà di farli o il mettersi in gioco per spostarsi c'era, e anche, come ha detto la professoressa senza ripetermi, aspettiamo semplicemente di riprendere tutte le possibilità che avevamo prima. Adesso qui con questa bella slide abbiamo le azioni progettuali condivise tra tutti i docenti caratterizzanti l'offerta didattica di entrambi i tempi scuola. Non vogliamo, specialmente a chi ci sta ascoltando e che sta magari sta conoscendo la nostra offerta solo stasera, non vogliamo che si pensi che ci sia un confine forte fra chi sceglie le 30 e le 36 ore. L'offerta didattica, le azioni progettuali vengono fatte in entrambi i tempi, le tempistiche, sia per chi si ferma di più nei pomeriggi e chi meno, perché sono proprio ad opera dell'insegnante che direziona la didattica. È una scelta chiaramente delle famiglie quella di scrivere al tempo prolungato o al tempo normale. Anch'io preferisco rispondere alle vostre domande senza aggiungere altro. L'accoglienza, facilità. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire fare accoglienza? Facilitare l'inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica, osservare sistematicamente gli alunni in modo collegiale per costruire interventi educativi e mirati e creare un clima socializzante e sereno per favorire il clima proprio nel gruppo classe, la creazione del gruppo classe. Queste sono azioni un po' difficili da spiegare perché non hanno uno scadenziario, una scaletta, ma sono quello che gli insegnanti fanno, cioè si propongono in modo diretto, semplice, fin dall'inizio, osservano il gruppo, perché ogni gruppo è un gruppo che nasce e che si deve, ci deve essere quell'alchimia, quella possibilità di diventare poi amici, stare bene insieme, no? Perché passi il messaggio educativo e far sì che si crei il clima. Questo è ad opera proprio degli insegnanti. Ecco, altre azioni progettuali trasversali, cioè presenti un po' in tutte le classi e in tutte le discipline, sono l'educazione alla salute, alla legalità, all'affettività, alla solidarietà, che e come vengono date con le principali regole di educazione alimentare, alla salute, alla legalità, attraverso, non so, anche il vivere il regolamento disciplinare d'istituto, quello che si può fare e quello non si può fare, perché come voi sapete è un cambio passare dalla scuola primaria molto protettiva, molto dove il contatto è ravvicinato, dove ci si conosce tutti, i bambini andavano alle feste, adesso non si può, ma comunque c'è un rapporto diverso a quello della scuola media, che cominciano a essere più grandi, a conoscere le cose che sono consentite, quelle non consentite, le regole insomma. E consentire ai giovani di crescere nell'ambito della cultura e della solidarietà. Qui si è fatto per molti anni il progetto adolescenza e grazie anche all'insegnamento trasversale dell'educazione civica dall'anno scorso, tutte queste educazioni scritte in grande passano in modo trasversale in tutte le discipline. Darei la parola alla professoressa Stella per la presentazione, una breve presentazione del progetto adolescenza. Sì, buonasera. Il progetto adolescenza, come ha detto giustamente la dirigente, si è potuto svolgere fino all'anno della pandemia e poi dal momento che richiede una interazione abbastanza, insomma, importante tra i ragazzi che
devono, sì, insomma, devono salutarsi, quindi stare vicini, eccetera, e non si è più potuto riproporre questi due anni. In cosa consiste? Consiste, innanzitutto è un progetto patrocinato da Lions Quest e consiste nell'accompagnare in questi tre anni di scuole medie, che sono anche molto difficili, è un periodo di cambiamenti per i ragazzi, quindi un periodo molto importante, di accompagnarli nella loro crescita. Nel primo anno si sviluppano tematiche quali conoscere se stessi e creare il gruppo, quindi si punta molto sulla creazione del gruppo, in particolare appunto del gruppo classe. Nel secondo anno invece si sviluppano più quelle che sono le competenze che riguardano la sfera dell'autostima, della conoscenza di sé e della valorizzazione dei punti di forza e valutazione critica dei propri punti di debolezza. Il terzo anno invece, che è l'obiettivo finale, riguarda proprio, si prende tutto quello che si è insegnato nei primi due anni e si finalizza alla prevenzione per le dipendenze, quindi si fa proprio un discorso specifico sulle dipendenze, droga, alcol, fumo, insomma un po' tutte le forme di dipendenze, quindi ha proprio quello come obiettivo quello di rinforzare i ragazzi in modo tale che poi arrivino alle scuole superiori anche con una loro certa, sì, corazzati voglio dire, e che sappiano dire di no a delle proposte che non sono sicuramente consone. Se poi appunto avete altre domande, io sono qua. Grazie. Ecco, e poi andiamo a quelle che erano le azioni progettuali anche qui che condivise e caratterizzate l'offerta didattica di entrambi i tempi scuola. E devo dire che la promozione della lettura, molto sentita qui a Pagania, era un progetto bello che partiva anche dalle infanzie e aveva gli obiettivi di sviluppare il piacere della lettura, educare all'ascolto del testo narrativo, produrre anche libri o fare delle esperienze insieme alle realtà presenti nel territorio da tanti anni, come i progetti di Damatrà, che il cui comune di Fagagna è partner da tanti anni, e confluivano nella festa del libro. Era una cosa molto bella, che aspettiamo di rifare con ansia, perché non possiamo allestire, non possiamo... Poi organizzavamo da anni una mostra a mercato, il comitato genitori era protagonista, trasferivamo una specie di libreria nei nostri locali qui della Aula Magna, e quindi c'era la possibilità alla mostra a mercato di libri, perché a Fagagna una libreria vera e propria non c'è, e quindi in queste giornate di aprile c'era l'autore, dove i ragazzi conoscevano degli autori attraverso i libri, insomma era un po' una festa, e voi sapete che la pandemia ha portato via le feste, no? O comunque le occasioni di incontro. Però l'idea di ci sono insegnanti che lavorano molto molto sulla promozione della lettura ed è un valore importante, ecco. Lavorano ancora su questo. Ecco, poi abbiamo lo sport a scuola. Allora io sullo sport ho qui il messaggio, tutto quello che il professor Messina, che è il professore di motoria, educazione motoria, mi ha lasciato. Allora anche qui sono condivise, ci sono due insegnanti di educazione motoria, però ci abbiamo i referenti anche alla primaria, quindi c'è un po' si cerca di parlare all'unisono. Allora, la promozione dello sport come strumento per il benessere psicofisico, promuovere i valori educativi dello sport fondamentali e sempre più attuali, partecipare alle attività sportive proposte dall'istituto in orario extrascolastico, cioè noi abbiamo il gruppo sportivo, però anche lì con le limitazioni del momento, no? Campionati sportivi studenteschi li abbiamo sempre fatti, ed ecco questi invece, valori in rete, scuola attiva junior o junior, sono un po' le novità di quest'anno. Allora, il progetto Valori in Rete era a cura della Federazione Calcio, Gioco Calcio del Ministero dell'Istruzione, che proponeva tre percorsi per l'anno scorso. Quindi le cose più recenti fatte sono le ragazze in gioco, una parte pratica con tornei di calcio a 5 rivolto alle ragazze. E se non si può fare il calcio a 5, facevano un'attività individuale di challenges, ovvero di sfide tecniche attraverso gli strumenti digitali. Poi un altro progetto si chiama Tutti in Goal, sempre sul gioco del calcio, che trasmette i valori e i principi etici,
e se si può si fa il torneo di calcio 5 misto, penso maschi e femmine, e in caso di impossibilità gli studenti utilizzano i tool interattivi per realizzare propri contributi e rispondere a sfide motorie e formative. Poi un calcio al bullismo, progetto sviluppato sempre dal settore giovanile scolastico della Federazione Calcio, questo è promosso dal movimento Ma Basta per prevenire il bullismo, il cyberbullismo a scuola e nello sport, quindi insomma valori in rete, si chiama proprio valori in rete. E nel passato poi venivano promosse sempre dalla Federazione Calcio la partecipazione del progetto Attiva anche partecipavano delle rappresentanze alla festa nazionale a Coverciano, oppure sono stati anche a Lubiana per il Festival UEFA del calcio, ma queste erano tutte cose che si facevano prima quando ci si poteva muovere. Adesso si cerca di utilizzare anche le proposte del Ministero per fare comunque più attività sportiva per quanto si possa. Quindi noi cerchiamo di rimanere al passo con le regole che ci vengono imposte dall'alto. Ecco, poi abbiamo invece le azioni progettuali che convergono sulle nuove tecnologie. Qui lascio la parola al professor Tempesti perché è referente per questo e lì vedete che c'è un robot, penso sia un robot, e quindi noi siamo qui per i robot pure. Per dare robotica. Non solo. Buonasera. Siamo qui anche perché pare che metterci la parola robot e la parola coding sia un bel... noi non ce la mettiamo per finta, ce la mettiamo per davvero, come dicono i bambini, ma è per finta o per davvero? È per davvero, perché abbiamo l'atelier da non mi ricordo mai se era il 17 quando l'abbiamo inaugurato. Forse addirittura dal 2018, ma il progetto esisteva ancora dal 2016, solo che concretamente, come sempre, le cose un po' sì, perché i fondi, il reperimento fondi, fai la rete che finanzia e poi la costa, insomma, ce l'abbiamo da qualche anno e ne andiamo anche orgogliosi. Se non lo dice il professor Tempesti, lo dico io, che sono 2 anni che vinciamo la fase provinciale, arriviamo primi alla fase provinciale del premio nazionale scuola digitale. Il primo anno è stato un progetto proprio del professore con un lavoro luminoso, ma insomma dopo ve lo spiega, e quest'anno invece è stata la scuola dell'infanzia di Madrisio, cioè noi abbiamo vinto con le medie ma anche con l'infanzia e quindi siamo orgogliosi di questi. Sì, poi sapete che ognuno sfodera tante cose, io sfoderò le cose che sono degne di essere nominate. Questo del Premio Nazionale Scuola Digitale è un bel traguardo. Sì, come ha detto la dirigente, l'istituto da diversi anni si è orientato insomma sulle nuove tecnologie, non solo, avete visto che offriamo tante cose, ma questo è uno degli ambiti su cui l'istituto intero comunque si è impegnato. E nella consapevolezza che da una parte al giorno d'oggi bisogna comunque far acquisire ai ragazzi e anche ai bambini le competenze digitali, ma anche nella sicurezza che nel fare le attività, ad esempio come ha citato la dirigente, di coding, di robotica, si sviluppino delle abilità, le social skills, eccetera, insomma come il problem solving, il lavoro di gruppo, che magari insomma con questa modalità, in questi ambiti, si sviluppano in modo più potente rispetto ad altri. Non per forza è l'unica strada, ma insomma questa è una strada che ci dà questa soddisfazione, questa sicurezza. L'istituto appunto si è mosso in diversi settori, quello della robotica e del coding sicuramente è importante a livello di tutti gli ordini di scuola. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, anche per una questione di adiacenza proprio all'atelier che in questi giorni è diciamo inglobato in un intervento di ristrutturazione, ma i materiali sono comunque a disposizione, tanto è vero che vengono utilizzati moltissimo anche per i laboratori che sono citati anche qui, che sono finanziati con i fondi dei progetti PON. In questo momento, in queste settimane, si stanno svolgendo dei laboratori pomeridiani facoltativi, quindi fuori dal tempo scuola, sia per le scuole primarie, ma anche per la scuola secondaria di primo grado, che consentono appunto agli alunni più interessati di partecipare a delle attività mirate, specifiche, concentrate sulla robotica e il coding.
Questo non vuol dire che la robotica e il coding siano solo relegati in quel momento settimanale quando c'è, anzi, diciamo che ci sono diversi docenti che integrano in qualche modo nelle proprie discipline e poi, come citeremo anche dopo, c'è anche quasi sempre, insomma, nell'ambito dei laboratori attivati per il tempo prolungato, un'offerta specifica sulle nuove tecnologie. Ma oltre a queste attività specifiche, l'Istituto comunque ha delle dotazioni che sono a disposizione di tutti gli alunni e di tutti i docenti. Per esempio, in tutte le aule abbiamo attualmente un sistema di videoproiezione, stiamo anche provvedendo a rinnovare e vedremo insomma cosa succederà. Intanto che arriveranno magari i vostri figli, ci sarà tra quando la visiterete il 15 gennaio e quando arriveranno probabilmente qualche novità che però non posso ufficializzare, ecco. Mentre comunque abbiamo attualmente un set di iPad e un set di notebook trasportabili che sono a disposizione delle classi, quindi i docenti in sostanza li prenotano e li utilizzano per fare delle attività in classe. Sapete ormai che abbiamo, nella sfortuna di questa pandemia, una delle poche fortune è che abbiamo imparato a utilizzare queste piattaforme digitali e anche a favore degli studenti questo ha una ricaduta importante perché anche se sono essenziali, fondamentali, vitali nei bui momenti in cui c'è magari una quarantena, ma le piattaforme vengono usate da moltissimi docenti, noi in particolare utilizziamo la piattaforma Google Workspace in cui siamo ospiti anche in questo momento, e anche per fare attività nel tempo ordinario, cioè senza pandemia per capirci, sia in classe appunto tramite la disponibilità di questi carrelli di iPad e di notebook, ma anche magari assegnando delle cose per casa, integrando i compiti per casa, e quindi diciamo che ci muoviamo in questo senso. La nuova tecnologia sono sempre un campo di innovazione per definizione. Pertanto anche in questo periodo è attivo un gruppo tra docenti che sta valutando nuove metodologie sperimentali, tra cui il famoso, magari non per tutti, insomma, BYOD, cioè Bring Your Own Device, che è una metodologia che prevede di far utilizzare agli alunni i propri dispositivi o comunque lo stesso dispositivo sia a casa sia a scuola. Quindi abbiamo delle sperimentazioni in atto. Quello che mi preme appunto dire è che c'è appunto un gruppo di lavoro e di docenti che si sta appunto spendendo per trovare le modalità migliori per utilizzare le tecnologie, che sono un'ottima opportunità, ma va gestita nel modo corretto, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e personale, e anche dal punto di vista metodologico, perché noi non è che vogliamo dire la tecnologia è la soluzione a tutto, va utilizzata in certi momenti, in certe modalità, e quindi la prendiamo, diciamo, sul serio. Ecco, permettetemi questa virgoletta. Ecco, io avrei esaurito la mia parte, poi sono anche a disposizione comunque per le domande, se ce ne saranno. Bene, il servizio di psicologia scolastica è invece un regalo che il Ministero ha fatto col Covid, un regalo perché diciamo che all'estero è presente da sempre ed è una realtà specialmente nelle scuole anglosassoni, americane, inglesi, cioè la psicologa, lo psicologo sono proprio di supporto ai docenti, invece da noi era un po' raro. Dall'anno scorso invece siamo in grado di fornire questo supporto a studenti, personale, famiglie, per rispondere a tutti quei disagi dell'emergenza Covid, come nei casi di stress lavorativo, difficoltà di relazione o comunque per venire incontro alle problematiche scolastiche e anche dell'orientamento, della scelta futura, no, della scuola superiore o comunque per sostenere i casi di malessere psicofisico, per andare a cercare quello stare bene a scuola di cui tutti vogliamo e vorremmo. Quindi stiamo per riniziare anche per il secondo anno questo servizio dopo aver fatto il bando con la stessa psicologa che avevamo l'anno scorso, e una volta per settimana ci sono tutte le possibilità per poterlo richiedere e accedervi anche come genitori. Bene,
Altro progetto che invece è sempre stato presente è il progetto orientamento, è svolto dall'insegnante di religione, professoressa Foti, e aiuta gli adolescenti a rafforzare la fiducia in sé, a compiere le scelte. Questo è un progetto molto, cioè è molto importante l'orientamento, ma lì bisogna veramente avere l'alleanza educativa e a tutto tondo scuola-famiglia. Non è che l'orientamento lo può fare solo la scuola. E voi dite, beh, ma ci sono 3 anni davanti, guardate che passano prestissimo, quindi cominciare già alla fine della prima media o già adesso a buttarla lì, intravedere quale potrebbe essere, perché sono molto giovani anche in terza media e compiere una scelta così importante non è facile. Comunque questo progetto, questa professoressa, insieme poi a tutti gli altri insegnanti del consiglio di classe, cercano di stimolare un approccio positivo verso le scelte del futuro e sviluppare negli adolescenti le risorse per resistere alla pressione e alle influenze sociali. Cioè bisogna cercare di intravedere proprio qual è la vera inclinazione del ragazzo e incrociarlo con i percorsi scolastici futuri della secondaria di secondo grado. Sembra facile, ma è un lavoro anche questo, quindi invito tutti a pensarci, e la scuola ha i suoi percorsi. Ecco, qui siamo nella nota bella che caratterizzava la scuola, queste sono foto che si sono fatte, che i viaggi che hanno fatto fino al 2019, le prime classi facevano di solito delle uscite giornaliere sul territorio regionale, le classi seconde facevano il famoso, famigerato soggiorno bianco, la settimana bianca, a Forni di Sopra, che era un po' quello che tutti sognavano in questa scuola, perché stavano via proprio dal lunedì al venerdì ed erano orgogliosissimi. Anche i docenti sono sempre stati molto molto entusiasti di questa esperienza, e l'ultimo stavano per partire l'anno in cui invece sono stati bloccati forzatamente dal Covid. In terza facevano il viaggio di istruzione di 2 notti, cioè 3 giorni, in una città d'arte, oppure a visitare anche delle altre realtà o industriali oppure legate al mondo del lavoro. Non si fanno più, non possiamo più muoverci, loro sono abbastanza piccoli per poter avere tutto quello, adesso poi non è difficile il trasporto, è difficile questo, però hanno fatto dei lavori. L'anno scorso una classe è stata fortemente penalizzata da uno scambio, da un gemellaggio con una scuola austriaca, abbiamo fatto appunto un'azione, eravamo stati coinvolti in questo gemellaggio, non potendo andare, non potendo ricevere i compagni austriaci, hanno fatto dei lavori virtuali, dei video, e hanno simulato un pranzo austriaco a scuola con i piatti, insomma, oppure un giro virtuale presentando sia il Friuli, territorio regionale nostro, che il territorio di Fagagna. Non so se vediamo adesso qualcosa. Sì, dirigente, aveva lasciato la professoressa Gosparini, che purtroppo non può esserci stasera. Sì. Un pezzettino da far vedere, ricordando anche che questo video poi lo metterò anche in chat, è comunque reperibile sul canale YouTube della scuola, e quindi chi magari è incuriosito potrà, adesso vedremo solo qualche, se i primi 30 secondi. Sì, un breve assaggio. Ecco, poi magari chi volesse potrebbe anche, insomma, andare avanti e vedersi anche il prossimo. Dopo lo lasciamo. Allora, vediamo se funziona. Ecco, era solo un pezzettino di assaggio.
in cui, non so, se vuoi dirigente, poi lei sa forse meglio di me, insomma, i ragazzi, i nostri partecipavano per imparare il tedesco, ma gli austriaci per imparare l'italiano, quindi il video per forza doveva essere realizzato in entrambe le lingue, ecco. Sì, bah, il progetto era molto bello, prevedeva l'accoglienza, siamo riusciti ad accogliere le insegnanti di questa piccola scuola di montagna, mi sembra della regione Styria, e dopodiché dovevamo accogliere le ragazze di quella scuola, parallele a una nostra seconda media, e successivamente nell'autunno, nella primavera dovevano venire loro e nell'autunno doveva andare tutta questa classe, ma è stata una cosa che li aveva veramente coinvolti tanto. E non potendo fare nulla di tutto questo, si sono collegati virtualmente e si sono scambiati delle informazioni, hanno anche scritto delle mail e poi hanno cercato di far conoscere il nostro territorio. Lì abbiamo visto, sono partiti da Trieste, ma poi arrivavano anche a Fagagna e a mettere a disposizione questo video. Questo video verrà anche poi, specialmente per quanto riguarda il territorio di Fagagna, verrà anche lasciato e dato all'ufficio turistico di Fagagna perché è una specie di biglietto da visita, insomma, ed è una collaborazione con il comune perché molti dei nostri progetti sono anche un obiettivo che abbiamo nel nostro TOF, nel nostro piano triennale dell'offerta formativa, quello di proporre, di affrontare progetti legati al territorio, quindi la territorialità con quello che ha e unita alle lingue e alle tecnologie. Questo è un esempio, ecco, un esempio che abbiamo in modo da non poter andare di persona, hanno realizzato. Ecco, e adesso arriviamo alla didattica laboratoriale. Allora, qui lo studente ha un ruolo attivo, l'attività di una durata limitata è finalizzata alla realizzazione di un prodotto e la postazione di lavoro individuale o di gruppo è dotata di strumenti da utilizzare a seconda dell'attività. Detto così non si capisce molto, io do la parola alle professoresse presenti che vi spiegano. Allora, io faccio così, se no, adesso mi dicono anche le professoresse se faccio giusto o faccio sbagliato. Farei partire la professoressa Anderson con la matematica e spiega un pochino la sua parte. Poi darei la parola alla professoressa Pangallo e poi alla professoressa Stella. Va bene? Va Per bene, voi? va benissimo, Va bene? benissimo. Allora, Prego. come diceva la dirigente, l'istituto di Fagagna è sempre stato caratterizzato per una didattica laboratoriale che spessissimo è stata trasversale tra le diverse classi e che comunque viene utilizzata anche nelle singole classi, considerato ogni materia. Quindi c'è una lunga tradizione di tutti noi docenti nel mettere in pratica anche quello che è il faro delle indicazioni nazionali. Ed è la didattica laboratoriale intesa proprio come mettere al centro lo studente che si mette in gioco e cerca di ragionare, discutere, confrontarsi con i compagni, fare dei ragionamenti che gli permettano di arrivare a una risoluzione. Quindi staccandosi un po' da quello che può essere la mera applicazione di regolette per arrivare a un risultato, ma proprio con l'idea di iniziare a confrontarsi con la matematica come una materia anche per risolvere problemi concreti della vita quotidiana. E nella slide ci sono solo alcune delle attività che abbiamo fatto in classe con diverse Aspetti, metodologie. professoressa, scusi se la interrompo, forse deve spiegare che lei sta afferisce a queste che sembrano dei bellissimi lavori manuali Sì, natalizi, allora, no? una. Ma non è il Natale, questo è No, un no, lavoro no, di esatto. Allora, uno, due, la prima è un alberello di Natale che abbiamo usato a Natale, ma tutto il resto sono per esempio attività con l'origami se servono per sviluppare la manualità e con l'attività dell'origami, per esempio, sì, aiuta i ragazzi a ragionare sugli angoli, sui perimetri, sulle aree. Poi ci sono anche delle attività che dopo trasferiamo anche in ambito di GeoGebra, usando il computer, oppure con attività trasversali a ampio raggio che permettono ai ragazzi di collegare le diverse basi che hanno acquisito e di ragionarci sopra. Ecco, l'attività laboratoriale è solo un mezzo per arrivare a far ragionare i ragazzi una matematica più attiva, più concreta. Certo, questo non esime il ragazzo di essere comunque impegnato in un momento anche di rielaborazione personale, ma in classe, quando si può, e Covid permettendo, si fanno anche molte attività di gruppo, si cerca di far ragionare i ragazzi
nel confronto proprio, si confrontano tra di loro, ragionano, è molto bello vederli in terza quando si confrontano tra loro e arrivano allo stesso risultato con molte vie e non una sola, e questa è una grande soddisfazione. Questo era un po' il modo di lavorare di tutti noi docenti, dopo ognuno con le sue risorse, però questo è il modo di lavorare tutti noi. Ecco, quindi rimango a disposizione. Grazie, grazie. Allora, professoressa Pangallo. Sì, buonasera a tutti. E allora, fermo restando che ritengo che la lezione frontale sia sempre insostituibile, però non riuscirei a condurre il mio lavoro senza diciamo pensare a un aspetto di tipo laboratoriale. Quindi mi ricollego a quello che già ha anticipato la mia collega. E io ho varie, diciamo, propensioni, non voglio dire competenze, perché mi sembra un po' presuntuoso da parte mia, che sono le tecnologie, infatti collaboro con il professor Tempesti, e poi anche, diciamo, curo alcuni aspetti creativi. E lo scorso anno in particolare mi sono dedicata ecco, poi qui potete vedere un'immagine, no? Vedete una ragazzina con una composizione floreale, no? E ecco, in quel periodo, soprattutto pensando al fatto che durante il periodo Covid c'era impossibile recarci presso, diciamo, laboratori esterni, e ho pensato di attuare questo laboratorio che si collegava allo studio del Giappone. Io personalmente amo molto quella cultura, però diciamo ho cercato di sia di sviluppare la parte geografica, ma soprattutto questo aspetto creativo. E, è venuto fuori un bellissimo lavoro che i ragazzi hanno apprezzato molto, e ho cercato di perseguire vari obiettivi che erano quelli della sicuramente di tirar fuori questo aspetto creativo, ma anche di utilizzare materiali di riciclo. Ecco, e successivamente, sempre collegandomi al Giappone, ho cercato di infondere loro anche l'aspetto creativo legato alla scrittura, quindi ad alcuni componimenti poetici chiamati haiku. Ecco, questo è stato, diciamo, un'idea che ho avuto lo scorso anno, ma che in genere, diciamo, io tendo a mantenere vivo, perché insomma ritengo che lo stile laboratoriale sia indispensabile. Ecco, avrei finito. Grazie, grazie per l'attenzione. Bene, e adesso lascio la parola alla professoressa Stella, che illustra un pochino la sua slide di Paolo e Francesca. Non c'è più. Mi sentite? Adesso sì. Ah, perfetto. Sì, io vorrei fare un po' una panoramica in generale che significato ha la didattica laboratoriale. La didattica laboratoriale ha sempre caratterizzato l'Istituto Comprensivo di Fagagna, che appunto si è sempre distinto, anche prima che arrivassi io sono arrivata in questa scuola nel 2006, si è sempre distinto proprio per il fatto di portare avanti delle ore di laboratorio. La pandemia ci ha sottoposto ad una sfida, nel senso come poter trasportare un po' i principi della didattica laboratoriale nella pratica quotidiana. Io in particolare insegno in un tempo prolungato con le 36 ore, quindi per me la sfida risultava ancora più pregnante, dal momento che la scelta era o 36 ore esclusivamente di attività seduti in classe, oppure rendere un po' queste ore più significative, quindi lavorare più su un apprendimento significativo. E in questo modo, insomma, si è cercato, anche in collaborazione con gli altri colleghi della classe, di portare un po' la quotidianità all'interno dell'aula.
In che modo? Beh, facendo diverse attività, non so, che una rielaborazione appunto delle terzine di Dante che abbiamo poi messo in scena creando delle marionette. Sì, il video si può tranquillamente vedere anche sul sito d'istituto, oppure accettando la sfida diciamo, di far lavorare ragazzi e ragazze con delle attività più, diciamo, è un'attività pratica che non comportasse grandi spazi, come poteva essere ad esempio il ricamo, e che comunque co costituisse anche una sfida per loro nel campo della progettazione o del computo proprio, no? Degli schemi, della trasposizione degli schemi, ma anche lasciando ampio spazio a quello che è il metodo di studio. E ad una rigorosità anche del metodo di studio, perché come ha detto giustamente la dirigente all'inizio, il tempo prolungato, non è un tempo scuola con dopo scuola, è un tempo che richiede, appunto una grande capacità di attenzione, di concentrazione, e per fare questo, per aiutare i ragazzi ad acquisire queste competenze trasversali, abbiamo implementato con un laboratorio sul metodo Feuerstein, che è un metodo appunto, un metodo cognitivo. E il tutto ha reso sicuramente la didattica molto più attuabile, soprattutto ha reso ai ragazzi partecipi, attivi e soprattutto protagonisti anche nel loro processo di apprendimento. Quindi, al di là poi delle singole attività che possono essere sviluppate in modo diverso da tutti noi docenti, c'è comunque quest'idea di portare avanti una didattica che sia significativa, anche attraverso la manualità e anche attraverso appunto la didattica del fare. Poi. Grazie, molto, molto chiaro, molto, tutto, dopo i genitori chiederanno quello che vorranno approfondire. Allora, l'attività laboratoriale è particolarmente articolata nell'orario delle classi a tempo prolungato, per le quali due moduli orari sono settimanalmente dedicati a laboratori espressivi, linguistici, sportivi, artistici e tecnologici. Io invece adesso di leggere tutto, qui vedete delle immagini, c'era classicamente il laboratorio del teatro, del legno, abbiamo avuto tessitura, c'erano dei laboratori sportivi anche di attività fisica, tecnologici e per esempio quelli che adesso si fanno e si portano avanti, oltre a quelli che avete sentito descrivere, c'è anche un laboratorio di cinema che fa capire ai ragazzi come si realizza proprio tecnicamente un film e quali persone sono coinvolte. E poi abbiamo anche quello di fumetto, illustrazione a cura di un professore che fa esercitare i suoi ragazzi nel fumetto. Io proseguirei perché il tempo è sempre tiranno. Ah, siamo arrivati alla fine, non mi ricordavo. E l'appuntamento è quello del 15 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 con le prenotazioni online e quello è il nostro sito. Allora, siamo stati un po' lunghi come sempre, ma si vuole raccontare tutto, tutto, tutto e adesso io lascerei lo spazio alle domande vostre a chi volete voi indirizzarle. Ecco, c'è già una mano, signor Cruciatti. Sono io, buonasera, mi Buonasera. sentite? Sì. Sì. Io chiedevo due precisazioni. Per l'iscrizione eventuale, gli step sono due, nel senso io oggi ho così provato ad entrare sul sito dell'istruzione, il Sì. quale è in questo momento in fase di aggiornamento, Prestino, tanto un po' che presto. tutto il giorno, infatti, ho detto, oddio, sono io con un firewall o qualcosa che mi blocca tutto, invece No. è proprio così. Va bene. Quindi l'iscrizione eventuale, una volta che ci si decide di farla, deve essere fatta tramite il sito dell'istruzione utilizzando il vostro codice, lì è fatta, Sì. non dobbiamo poi venire a scuola per No. completarla. Quindi possiamo andare direttamente lì. Questa è la prima cosa. La seconda è una cosa, mio figlio Cristiano è a scuola alla Ligris di Fagagna. E ovviamente ha dei compagni che probabilmente arriveranno qui da voi. Per l'eventuale indirizzamento degli alunni della stessa scuola o dei compagni, perché loro sono da un po' di anni che stanno insieme, chiedevo se c'è una possibilità
un modo per cercare di portarli insieme dalle medie, dalle elementari alle medie, ovviamente considerando che credo che la decisione dipenda anche dai rientri che fanno e dalle lingue a questo punto, dalla seconda lingua? Sì. Quindi voi cercate di preferire di mettere gli stessi bambini nella stessa classe se fanno ovviamente le stesse attività. Questo sì. La scrematura fondamentale è il tempo scuola. Se uno decide di farli stare a scuola un solo rientro, 30 ore. Se uno decide di farli stare a scuola tre rientri, 36 ore. Questo è, diciamo, il tempo. Però avete sentito nella spiegazione tutto quello che comporta avere la compresenza fra italiano e matematica con i tre, insomma c'è tutto una filosofia. Alla fine i ragazzi arrivano alla fine del triennio preparati allo stesso modo, non c'è nessuna sfida fra un tempo e l'altro. Questa è una scuola che armonizza veramente i percorsi e li fa in modo non c'è da pensare che uno dà più dell'altro, però le tempistiche sono diverse. E quella è la prima scrematura. La seconda sono le lingue, come ha detto lei. Ciao. Sono le lingue, che sono chi sceglie il francese o chi sceglie il tedesco. E poi c'è la possibilità, sì, c'è uno spazio sicuramente in tutti i modelli online, uno spazio vuoto dove lei può scrivere chiedo che venga inserito con i compagni della scuola di provenienza. Però poi c'è un altro step, che quando a un certo punto, verso giugno, noi abbiamo un gruppo di lavoro che cerca di formare gruppi classe il più omogenei possibile, cioè in modo tale che ci sia una componente, soprattutto la componente maschi e femmine, che vengano rispettati dei criteri, no? Maschi e femmine, poi le provenienze sicuramente, e poi si ascoltano i loro insegnanti. Cioè, vengono gli insegnanti anche della Nigris o di Ciconicco, interni, ma anche sentiamo anche quelli esterni, anche chi proviene da Moruzzo, perché la nostra scuola accoglie anche dai paesi vicini e i nostri insegnanti si mettono in contatto con gli insegnanti delle scuole primarie da cui noi abbiamo ricevuto le iscrizioni. Quindi c'è un mix di tutti questi elementi e di solito ce la facciamo. Facciamo un po' fatica, ma di solito ce la facciamo ad accontentarvi. Grazie. Prego. Adesso c'è il signor Castriotta. Sì, grazie. Buonasera. Buonasera. Sentite? Sì. Allora, la mia domanda è relativa al servizio mensa. Se è previsto, da chi viene gestito? E come vengono gestite diete particolari, speciali, come per esempio l'intolleranza al glutine? Al glutine, sì. Allora, Fagani aveva anche questa, e ha questa caratteristica interessante di avere la mensa qui. Allora, intanto parliamo del polo di Fagani, che è composto dalla scuola media e dalla scuola primaria. La mensa è unica e ha la cuoca presente. Quindi non sono io però colei che gestisce la mensa, nel senso che non è la scuola che fa il bando per avere il servizio. Il servizio mensa e il servizio trasporti viene gestito dal comune di Fagagna, quindi tutte le indicazioni o le richieste vanno indirizzate all'ufficio tecnico del comune di Fagagna. Io le posso dire che prima della pandemia, c'è sempre questo prima e questo dopo, prima della pandemia facevamo delle... in modo, diciamo, sia massiccio, ma anche alternato fra lunedì e mercoledì, tutte le classi andavano a mangiare in mensa. Invece adesso, l'anno scorso noi abbiamo offerto il servizio mensa insieme sempre con le amministrazioni comunali, solo a chi frequentava le 36 ore e aveva i tre rientri, ma l'anno scorso è stato un anno particolare, il tempo normale non aveva la mensa. Quest'anno abbiamo ripristinato tutto e noi abbiamo chiesto la preparazione di un lunchbox, ma la mensa, la ditta che poi ha in appalto il servizio mensa, fornisce un cestino viaggio, cioè chi rimane a scuola una volta per settimana mangia due panini. E per chi ha la dieta speciale va richiesta, va allegato, come si fa in tutte le scuole poi, no? L'allegato certificato, gli viene preparato un pranzo compatibile con la richiesta e la diagnosi del ragazzo. Quindi tutto questo è contemplato, però i referenti sono il comune di Fagagna, ufficio tecnico. Scusi, intervengo solo un attimo, perché sì, io quest'anno faccio sia un giorno in mensa, un po' per rassicurare i genitori, sia un giorno in mensa che un giorno con il lunchbox, e devo dire che sono entrambi curati, nel senso che in mensa abbiamo sempre mangiato
bene, proprio per il vantaggio che abbiamo rispetto ad altre scuole, di avere la cucina lì, per cui i pasti sono caldi, sono buoni e sono sempre stabiliti poi da un dietista, per cui è tutto molto bilanciato. Il lunch box, ovviamente, sono due panini, però sono due panini buoni e in più sono sempre accompagnati da uno yogurt e anche da un frutto. Quindi è, sì, per quello, per quanto può essere completo un lunchbox, comunque devo dire che è curato anche questo. Noi insegnanti mangiamo con i ragazzi e mangiamo volentieri sempre. Poi speriamo di poter ritornare tutti in mensa. Tutto qua. Speriamo, speriamo. Va bene, sì. Grazie. Prego, prego. Adesso abbiamo Vanessa Stella. Buonasera a tutti. La mia domanda era inerente al trasporto, che in parte appunto è stato già risposto e gestito dal comune. Volevo sapere appunto se è previsto lo scuolabus o, come succede ad esempio a Martignacco per la secondaria, è appaltata una ditta esterna, e se in caso di giornate eventuali di sciopero il trasporto è comunque previsto o invece no. Sì, allora il trasporto, come ho detto prima, insieme alla mensa sono gestiti dal comune, qui non c'è appalto, cioè come vedete il comune di Fagagna è lì, bisogna dare veramente, i due comuni che afferiscono al nostro istituto comprensivo sono Fagagna e San Vito di Fagagna, collaborano, io per tutte le novità, le cose che ho dovuto affrontare per la pandemia ho sempre avuto validissimo scambio di idee e poi è più facile raggiungere decisioni pratiche se ci si intende, e questo è avvenuto sempre, la presenza dei due sindaci, dei vice sindaci, cioè ci siamo sempre mossi insieme, e il trasporto lo fanno loro, cioè non hanno appaltato il trasporto. E al momento loro hanno tre scuolabus a disposizione e accompagnano, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado e scuola media, in tutte le frazioni e vanno anche a San Vito, cioè danno un supporto anche a San Vito, alle frazioni di San Vito, e hanno questi tre mezzi. E nelle giornate di sciopero bisogna vedere di che sciopero si tratta, perché ne abbiamo avuti ce ne sono stati parecchi questo anno scolastico, ma erano indetti da una sigla sindacale, per cui con una previsione di adesioni molto bassa, e i servizi si sono sempre mantenuti. Lo sciopero che c'è domani, che purtroppo siamo in una fase brutta questa, causa quarantene, pandemia e tutto il resto, domani invece è indetto da tante, tante sigle sindacali, tutte, comprese tre sigle COBAS. Quindi molto difficile per un dirigente come me dire alle famiglie o dire ai comuni quanti sono le persone che vi aderiranno. Io non lo so, perché lo sciopero, quando viene detto da così tante sigle sindacali, è un'azione di disagio. Quindi purtroppo domani gli scuolabus non sono garantiti, perché si rischiava poi di riportare indietro i ragazzi se non ci sono gli insegnanti, e il responsabile, cioè il sindaco, doveva poi portarli a casa. Cioè, vi immaginate quando non c'è chi li accoglie, non ci sono le persone che possano sorvegliarli, il disagio massimo che c'è. Però lo sciopero, per fortuna così grande come quello di domani, è molto raro. Molto raro. Spero di aver spiegato. Sì, 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 grazie mille. Prego, prego. Adesso abbiamo Paolo Nardone. Allora, sono una mamma, buonasera. Buonasera. Volevo sapere se era prevista la preaccoglienza. Alle medie no. No, ok. L'abbiamo in tutte le altre scuole, primarie e dell'infanzia, ma alle medie no. Ok, perfetto. Grazie. Prego. Sì, non perché siamo vicini alle 7, ma veramente chiedete tutto quello che vi viene in mente, e che così almeno vi diamo le risposte. Prego, al signor Corrado. Allora. Sono sempre io parlo sì. Tanto. No, chiedevo invece per quanto riguarda i laboratori, perché è una novità, per cui cercate, l'idea di quello che volete fare è cercare di creare un laboratorio dove attrarre l'attenzione dell'alunno con delle prove che siano manuali, comunque qualcosa di visibile, piuttosto che seduto
su un banco e cercare di capire il teorema di Pitagora piuttosto che ne so io. Questo è, cercate di spiegare il teorema di Pitagora facendo dei laboratori, questo è l'idea, ad esempio su matematica, l'ho sentito anche su italiano per le rime, per Dante. Questo è il... Adesso magari la professoressa Anderson le prova, ecco, come è stato detto prima, la linea generale è questa ed è anche quella dei laboratori che si fanno nel tempo prolungato, una volta a settimana, due moduli orari, due orari. E la didattica laboratoriale gliela spiega meglio la professoressa Anderson per la matematica o le professoresse di lettere, ma come diceva prima la professoressa di Anderson, c'è la linea generale, poi ci sono le scelte individuali dell'insegnante, perché l'insegnante, a seconda delle proprie risorse, capacità, indirizza una didattica sua. Voi sapete che c'è la libertà di insegnamento, cioè la metodologia nella didattica poi è scelta dall'insegnante stesso. Però per esemplificare meglio lascio la parola agli insegnanti, perché loro lo fanno. Se lei ha chiesto del teorema di Pitagora, magari... No, dicevo di Pitagora. Sì, ma ho capito l'esempio. Poi magari se è Euclide va bene lo stesso, oppure la geometria, la professoressa proprio ha fatto la slide così... ricca, perché erano tutte cose geometriche poi, no? Professoressa, c'è ancora? Non la vedo più, forse si è staccata. Professoressa Anderson, aspetta che vediamo. Sì, c'è la professoressa Anderson, l'ho trovata anch'io. Eccomi qua. Allora, la domanda, non so se l'ha sentita, gliela ridice. Mi ero sconnessa che internet qua con Eolo cade e mi sono riappena ricollegata. Ah, ecco, allora magari chiedeva il signor Corrado come avviene la laboratorialità in classe, nella un'esemplificazione riguardo... chiesto il teorema di Pitagora, ma non che volesse sapere adesso come lei lo fa, Sì. Sì, vuole sapere un attimo se devono, se i ragazzi sono seduti al posto e come vengono coinvolti, come vengono... Cioè, allora, ogni anno troviamo delle strategie diverse, quest'anno abbiamo trovato che lavorano molto ai loro banchi, quindi li facciamo ritagliare delle cose ai loro banchi, poi insieme si discute, si arriva alle conclusioni delle diverse attività che hanno fatto, a volte producono un prodotto, a volte no, oppure per esempio nel caso del teorema di Pitagora quest'anno qua abbiamo fatto con le piccole fish, quindi quadratini, ognuno ha prodotto il suo, poi si sono confrontati tra loro, sono arrivate alla conclusione loro del teorema, io non gliel'ho fornito. E per esempio invece in terza, dove lavoriamo con i solidi, a diversi anni abbiamo costruito i solidi partendo dallo stesso foglio, quindi costruito magari sulla lunghezza, poi sulla base, abbiamo riempito col riso, siamo andati a misurare con il riso il volume, confrontare come cambiava il volume in base a come cambiava la base, come cambiava l'altezza, cercavamo le relazioni e le funzioni. Ogni anno cerchiamo di fare cose nuove, non che riusciamo ogni anno a riproporre in tutte le classi tutto, ma cerchiamo di fare attività che li rendano concreta questa matematica, non solo una mera applicazione delle formule. Oppure, non so, c'erano i casi in cui facevo le isometrie, loro sono abituati nel piano cartesiano dall'elementare anche a fare la riflessione, no? A fare la simmetria. Io invece glielo facevo fare piegando i fogli, con l'ago, bucavamo, per cercare di dare concretezza, no? A quello che facciamo, a cosa serve. A volte portiamo materiale da casa, a volte ho fatto comprare qualcosina, c'è qua la mamma della nostra ex allieva, la Giorgia, che mi ha comprato la sua cartellina all'epoca. Quest'anno abbiamo fatto un pochino di meno proprio perché nel Covid non sapevamo se riusciamo a fare i lavori di gruppo, per cui faccio portare da casa quello che hanno, cartoncini, fili, spago, ago, quelle cose così. Questo è come avvengono i laboratori. Benissimo, e comunque il laboratorio viene fatto sia per le 30 che per le 36 o solo per le 36? Ogni docente applica il suo lavoro. Okay. Io sono al tempo normale, normale, e quindi lo ricavo dalle 6 ore che ho due di matematica, due di scienze e quattro di matematica, due aritmetica, due geometria, e cerco di metterli dove posso. Dopo altri colleghi invece col tempo prolungato fanno altri laboratori di altro tipo e lo inseriscono nelle 36 ore. E comunque è la caratteristica della scuola di Fagagna, in un modo o nell'altro qualche laboratorio si fa, poi cambia ogni anno, per esempio. Okay. Tanti anni di
scacchi piuttosto che legno, piuttosto che teatro, per arrivare a competenze diverse in modi diversi, non importa poi alla fine l'argomento, l'importante è che i ragazzi siano in gioco, che siano attivi, quello ci interessa, vederli protagonisti. Perfetto, grazie. Comunque serve un lavoro anche personale del ragazzo perché impari, no? Quindi comunque a casa si deve tornare, rielaborare, cioè non, la fatica si fa lo stesso, anche col laboratorio, però è una fatica che vale la pena, che comunque li mantiene... Forse è più immediato anche come... Sì, come sì, come sì. Siamo... Piuttosto che dover cercare di risolverlo all'interno esatto, del... Esatto, ci arrivano da soli, arrivano loro, dopo dipende anche dalle basi che ogni ragazzo ha, per cui i livelli a cui arrivano, le conclusioni a cui arrivano sono diverse, e si cerca anche di tarare in base alla classe, no? Perché il laboratorio destrutturato non è facile per tutti, per cui... Non è, si fa un po' di lezione frontale che è fondamentale ancora, anche se è demonizzata tanto, e si fa anche un po' di laboratorio, si cerca di arrivare in molti metodi. Quello sicuramente, la varietà c'è. Perfetto, grazie. Va bene. Allora, c'era un'altra mano alzata, vediamo se la ritrovo. La signora Barbara. C'era la signora Barbara, era lei prima, perché quando c'era la richiesta del signor Corrado c'era un'altra signora, poi io mi sono persa, non ho preso nota. Vabbè, adesso la signora Barbara. C'è la signora Barbara Tazzi? Apra il microfono, signora. Che è signora Barbara, buonasera. Eccoci. Buonasera a tutti. Due domande volevo chiedere. Allora, la prima è un pochino più pratica. Durante la domanda di iscrizione, volevo sapere se era necessario fin da subito inserire anche l'eventuale certificazione DSA. Perché mia figlia in questo momento le hanno accertato appunto che è discalculica, però al momento sto aspettando di avere l'incontro anche con la ASL di riferimento. Sì, sì, sì. Ecco, allora, in questo momento però l'incontro ce l'ho non prima del 26 di gennaio, quindi in questo momento sì. Quello che ho è solo quello che diciamo il piano didattico personalizzato che sta adottando la scuola di Fagagna, la Nigris, anche mia figlia viene alla in Nigris. Questo momento dalla Nigris, quindi al momento non avrei proprio il certificato vero e proprio della ASL, ma solamente il piano didattico personalizzato, ecco, della figlia. Sì. Quindi volevo capire come muovermi per l'iscrizione online. Lei segue tutti i campi del modello, lo troverà online e ci sarà anche una parte di documentazione, chiamiamola così, riservata, perché non è lì che deve allegare nulla, può solo dire seguiranno comunicazioni non appena in possesso. Perfetto. Dopodiché, quando ce le avrà in possesso, viene di persona a portarle, così conoscerà me, la referente dell'inclusione, e stabiliamo già, anzi a noi fa piacere subito saperlo presto, ma lo sappiamo da lei direttamente, prende telefono, dice quando posso passare, naturalmente ci vuole il Green Pass per venire a scuola e ci mettiamo d'accordo. Certo, la seconda domanda, intanto grazie, la seconda domanda sempre per questo problema, diciamo discalculia che ha mia figlia, volevo capire poi anche sul discorso proprio del laboratorio, perché adesso sto pensando anche se appunto farle fare il tempo prolungato oppure fare il tempo normale, però al di là di quello volevo capire se appunto per chi ha questo certificato, diciamo questa attestazione qui particolare, se c'è un programma specifico, se comunque non c'è nessun tipo di differenza con gli altri bambini, il laboratorio viene fatto allo stesso identico modo, quindi giusto capire un attimo come funziona, ecco. Allora, io le do la risposta in generale, naturalmente sono la dirigente e parlo per quello che sono i disturbi specifici dell'apprendimento, sia dal punto di vista legale, sia dal punto di vista della scuola. Poi, sempre siccome si parla di matematica, la professoressa Anderson, che è la nostra referente di matematica qui, aggiunge quello che io o non ho detto, o omesso, oppure non so. Allora, la scuola accoglie tutti i ragazzini con tutte le loro caratteristiche e le loro specificità.
Io l'ho invitata a venire presto a portare la documentazione in suo possesso, perché così già noi possiamo leggere e sapere chi arriva e con quali caratteristiche arriva. La scuola non ha, nessuna scuola ha uno staff apposito per, e poi sarebbe anche, non così proprio, sarebbe discriminante. I ragazzi fanno parte del gruppo, come abbiamo detto prima, devono essere accolti tutti assieme, diventare classe. Classe vuol dire che diventano gruppo, è nel gruppo che crescono, è nel gruppo che fanno dei progressi. Anche sua figlia ha detto, non figlio, sì, no? Sì, sì, esatto. Anche sua figlia farà dei progressi, nel senso che arriverà con le sue capacità e nei 3 anni ne svilupperà di altre, camminando insieme ai suoi compagni e alla sua classe con l'insegnante che si rivolgerà a lei a seconda del PDP, perché se ha già un PDP, un piano didattico personalizzato, a seconda della documentazione che lei ci porterà verrà scritto e redatto un altro, in accordo con la famiglia, un altro piano didattico personalizzato, e farà, diciamo, il percorso che gli insegnanti le faranno fare. Diciamo che i laboratori sono delle caratteristiche didattiche messe in atto dall'insegnante per tutti. La difficoltà della scuola media, ma anche primaria, la scuola italiana, è quella di individualizzare il percorso. Cioè, quando sono in classe in 20 ragazzi, guardi che ognuno ha il suo modo di apprendere, e la difficoltà è quella di condurli tutti. Questa è la difficoltà. Gli insegnanti lo sanno ed è una sfida continua per loro, no? Dare e ricevere da 20 ragazzi diversi, però assolutamente sono messi tutti di fronte alle stesse possibilità e ognuno fa il suo percorso. Bene, la ringrazio, gentilissima. Se la professoressa Anderson vuole aggiungere qualcosa sulla matematica... No, condivido quello che abbiamo sempre fatto, anche chi ha disturbi di apprendimento ha gli obiettivi della classe, forma parte della classe come gli altri, i laboratori comunque, magari qualcuno arriverà a un certo traguardo, qualcuno farà un traguardo più alto, però i laboratori sono aperti a tutti e dopo si faranno tutti gli strumenti previsti nel PDP, quello che vediamo che funziona lo portiamo avanti, insomma. Quindi, bene, grazie, grazie mille. Va bene. Se posso aggiungere in merito, sì, a questa questione solo una cosa, appunto condivido quello che hanno detto sia la collega Anderson sia la dirigente, cioè la scuola assolutamente accoglie tutti e mette in atto tutte le strategie del caso. Secondo me è il genitore che deve più fare una valutazione, nel senso che il tempo scuola a 36 ore è un tempo scuola più impegnativo, parlo proprio di tempo, quindi è il genitore che deve, conoscendo le caratteristiche, senza problemi riguardo appunto disturbi specifici di apprendimento, parlo anche di un ragazzino che non ha disturbi specifici di apprendimento, è il genitore che deve valutare il tempo scuola più idoneo per il proprio figlio. Quindi non è, appunto, noi accogliamo tutti, in tutti i due tempi scuola si lavora benissimo con tutte le specificità dei ragazzi, ma è il genitore a monte che deve un po' cercare di capire, di valutare. Sì, 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 perfetto, fatto bene, professoressa, perché questo, io capisco anche chi viene dalla scuola Nigris, perché lì fanno il tempo pieno, cioè dalle 8 alle 16, quindi gli viene spontaneo associarlo al tempo prolungato. Sono un po' due cose diverse, sia perché alla primaria si lavora in un modo e alla media, scuola media, si lavora in un altro, e abbiamo detto in premessa che non è un tempo pieno il nostro, né un dopo scuola, né noi colmiamo, diciamo, quelle ore che differiscono dal 30 alle 36 ore con un laboratorio speciale. No, non è questo, sono proprio due modelli. Provengono dalla legge che dispone, che determina i tempi alle medie, e fanno un po' tutte le materie suddivise in modo diverso. Poi la specificità, come per non ripeterci, viene colta dagli insegnanti della classe e condotta. Però è giustissimo capire in una fase, ed è anche difficile capire in fase adolescenziale, perché i ragazzini con la prima media così finiscono un po' di essere
bambini, sono dei ragazzi veri e propri, anche se ancora piccoli, quali sono la loro capacità di tenuta dei tempi e di stare a scuola tante, tante ore. Questo dovete capire voi, ecco, cercare proprio di mettervi voi nei loro panni e fare una scelta giusta per loro. Posso aggiungere? Sì, prego. Perché diciamo, noi insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Fagagna abbiamo, diciamo, una sensibilità particolare verso i ragazzini di SA e studiamo a fondo la documentazione che ci viene fornita. E dopo, attraverso vari passaggi, teniamo molti contatti con la famiglia, quindi concordiamo le modalità di lavoro. Quindi ci tenevo a dirlo per tranquillizzare la signora. Grazie, grazie mille, grazie. Fatto bene. Ecco, adesso io non vedo più mani, però aiutatemi voi a capire. Ah sì, c'è il professor Tempesti che vi mette tanti link. Uno è per visitare la nostra scuola, è necessaria la prenotazione. Non so se in chat lo vedete. Quindi potete già prenotarvi, anzi prenotatevi, che così facciamo i gruppi. E poi ancora un video di robotica che ha vinto nel 2019 ed è a tema natalizio. Lo volevo dire prima che aveva un tema natalizio, ma poi mi sembrava di essere troppo prolissa. Allora, la signora Giuseppina. Sì, grazie. Una cosa molto rapida. Rispetto all'incontro in presenza di gennaio, possono partecipare anche i nostri figli? Sì, allora, rispondo io, sì, dirigente, sì. Se vuole. No, allora, faccio. Sì, naturalmente sì, anzi, sono i benvenuti perché sono anche loro che devono vedere e scegliere la scuola dove dovranno trascorrere i prossimi 3 anni. L'unica cosa, nelle prenotazioni, proprio per motivi legati alla pandemia, abbiamo dovuto limitare per ogni prenotazione al massimo di 3 persone, quindi voi quando prenotate ci dite anche in quanti venite. Potrebbe essere il caso che viene, non so, la mamma con il figlio, oppure mamma, papà e figlio. Nel caso abbiate 2 figli gemelli, cose del genere, eventualmente potete fare 2 prenotazioni e quindi accaparrarvi tra virgolette più posti, però per motivi appunto così, per ogni alunno potenziale iscritto, chiamiamolo così, abbiamo al massimo possiamo accogliere 3 persone. Perfetto, chiarissimo, perché mi è tutto chiaro rispetto alla riunione di oggi e sarei anche già più che soddisfatta, però credo che mia figlia invece... Ma sì, riporti. Perché avendo frequentato una scuola a Udine primaria, quindi per lei è... Nuovissima. Chiaramente nuova, sì. Grazie. Ma siete della zona oppure siete di... Sì, di Villalta di Fagagna, ho fatto la scuola materna qui a Ciconicco e poi per motivi di lavoro miei e di mio marito ha frequentato la Rodari, poi però adesso saremmo felicissimi che ritornasse, sì. Insomma. Bene, anche noi. Sì, la domanda che io faccio di solito, però adesso quando eravamo in presenza dicevo alzino la mano chi viene da fuori, perché i ragazzini che abbiamo noi presso le nostre scuole primarie li conosciamo, sappiamo quali sono, però all'open day, alla serata di scuola aperta, vengono parecchie persone da fuori o che sono state prima, come la signora adesso ha detto, l'infanzia, e mi piaceva sapere quanti erano quelli che frequentano la quinta primaria, eccetto Nigris, perché ho sentito dei genitori, si sono però non so come facciamo adesso qui a sapere quanti sono da fuori. Se vogliamo fare scrivere in chat a qualcuno la provenienza, in quale scuola primaria hanno... Se volete, era una mia curiosità, ma se volete, se no non importa, noi vi accogliamo tutti, anzi io vado orgogliosa, così un po' per andare, starei qui ancora, starei qui anche fino alle 10, le 11, 22, 23, 20, io starei volentieri, mi piace tanto conoscervi, però non possiamo perché è l'ora del desinare, no, del cenare. I ragazzi di una terza che abbiamo, io li ho incontrati un giorno, sono andata da loro e gli ho detto, voi che siete quasi alla fine, cosa mi dite riguardo la scuola media che avete frequentato? Che così lo dico ai ragazzini che vengono, ai loro genitori. Allora, un ragazzo mi ha detto, gli insegnanti sono bravi perché vanno oltre l'insegnamento ed interagiscono, ascoltano e si approcciano a noi. Io ho scritto, vi leggo cosa ha detto il ragazzo.
E un'altra ragazza ha detto ci sono buoni insegnanti e buon ambiente. Un ragazzo ha detto bella la posizione, quindi venite a vederla perché a loro piace dov'è. Noi siamo un po' in alto, in collina, e c'è una bella vista. Il parcheggio è un po' la nota dolente, però la posizione è bella, ha ragione. E loro hanno apprezzato, un'altra ragazza ha apprezzato l'attività extrascolare, cioè laboratori, corsi di robotica, le cose diciamo che escono fuori dal libro o dall'esercizio, e le tecnologie presenti, la praticità del pensiero, questa è bella, la praticità del pensiero, cioè probabilmente sta ragazza, adesso vedo se è una ragazza o un ragazzo, non mi ricordo, non l'ho scritto, ha detto che alla fine della terza media loro riescono a pensare, cioè sono stati educati a fare, ed è da ragazzi così giovani, è bello sentirlo dire. E qualcuno ha apprezzato anche la possibilità di studiare il francese, perché non in tutte le scuole c'è il francese. Quindi queste sono le cose a caldo che io ho raccolto e che volevo dirvi da parte proprio dei ragazzi. Ecco. Tutto qua. Noi non vi abbiamo preparato tanti video, tante cose, non siamo presenti proprio sui social in grande stile, però abbiamo un sito, nel sito potete trovare le loro cose, quello che loro hanno prodotto, quello che c'è, e poi siamo qui, siamo disponibili al telefono, io ci sono, potete chiedere un appuntamento telefonico oppure semplicemente dire mi servono delle informazioni per l'iscrizione e lasciate il nome e cognome, il numero di telefono, di cellulare, e io o altre persone vicine a me vi contatteranno, vi chiamiamo. Allora, adesso vediamo qui, sono in tre gemelli, mamma mia, che ricchezza. Allora, adesso devo andare indietro, Colloredo di Montalbano, Maiano, Martignacco, Nigris, Maiano, aspettate che mi sono persa, Ragogna, Rive d'Arcano, Rive d'Arcano è un altro posto da dove noi riceviamo parecchi ragazzi da anni, Martignacco perché c'è il servizio, Scuolbos, Moruzzo, Rive d'Arcano, Villa Alta con Rodari, sono in tre gemelli, sono di San Daniele, Rive d'Arcano, Nigris, Pantianicco, quindi riusciamo ad arrivare ancora a Meretto di Tomba, mamma mia, abbiamo sì degli alunni anche forse alla scuola primaria. Io ho insegnato a Pantianicco, quindi è un paese che conosco, che sono legata effettivamente. Fagagna, Nigris, primaria di Fagagna, Martignacco, San Daniele, primaria di Fagagna e San Daniele. Beh, sono molto contenta di tutte queste famiglie che si interessano a noi. Io spero che adesso... Guardi, signor Corrado, che il ministero è un po' lento a mettere a posto il sito, cioè soffriamo di questa lentezza così, però appena sono pronti i moduli voi fateli e così noi vi accogliamo, incameriamo subito. Va bene? Se non ci sono altre domande a caldo, vi aspettiamo per la visita in presenza il 15 gennaio dopo le feste. Lì ci abbiamo già un bimbo, ciao, buonasera. Vedi come è venuto anche lui a vedere. Allora, speriamo di essere stati esaurienti e di avervi un po' raccontato come si sta qua. Ma mi sembra di sì, chi ha parlato ha detto che siamo stati abbastanza chiari. Comunque se ci vi viene in mente qualcosa scrivete le mail, andate sul sito, prendete la mail della dirigente o dell'indirizzo istituzionale e c'è una domanda, prego. Buonasera, sono Claudio Papa, sono il papà dei tre gemelli. Ah sì, buonasera. Senta, allora riprendendo un attimo velocemente il discorso delle prenotazioni, mi pare di capire sì. Che visto che loro sono in tre e avremmo piacere di venire tutti quanti, conviene fare due prenotazioni o basta una? Allora, se volete venire in tre e non lasciarli solo loro tre, è meglio che facciate due prenotazioni almeno, e così avete sei posti totali, diciamo, poi in uno indicate tre persone, se siete in cinque in uno indicate due persone. Perfetto, grazie mille. Prego. Perfetto, siamo stati in grado di informare. Va bene, c'è ancora qualche
grosso modo più o meno tutti verranno, cioè avranno intenzione di venire, no? Il 15 a vedere, credo. Lì non serve il ministero, eh? Lì per prenotarsi lì non serve il ministero dell'istruzione. Io ho già prenotato. Ecco, vede, volevo dire, mentre per il modulo online c'è un po' di attesa, o comunque mi sembra che prima il professor Tempesti ha detto che saranno disponibili prima del 4 gennaio, ma non so se le iscrizioni si potranno fare prima del 4 gennaio. No, ci si può registrare, di solito c'è una fase in cui ci si può registrare, quindi si entra con lo SPID, lui li riconosce, si mettono le informazioni di base, dopodiché l'iscrizione vera e propria però non prima del 4 gennaio, quello sicuramente. Poi uno può anche fare tutto in un colpo, non è che se non fa la prima fase prima del 4 gennaio è fuori, solo che per così magari se ha un problema con lo SPID, eccetera, almeno fa una prova prima, così poi è tranquillo che nei giorni clou magari si decide un po' all'ultimo momento, non si è lì preoccupati che lo SPID non va, si sa che basta fare un paio di clic e si conclude la procedura. Bene, allora io adesso, bene per le prenotazioni per il 15 gennaio, ci vedremo, ci incontreremo, ci saranno delle altre persone, degli altri docenti che magari stasera ci diamo un po' il cambio così, e nel frattempo se vi viene in mente qualcosa potete scrivere, potete mandarci una mail o chiedere, e io vi auguro di mantenere la vostra idea, la vostra affezione alla nostra scuola, nel senso che ci teniamo, vi abbiamo conosciuti stasera, ci teniamo ad avere le vostre iscrizioni, e tutto quello che in più faremo sarà sempre un arricchimento, per il resto manteremo sicuramente fede a quello che vi abbiamo detto, ci interessa appunto coinvolgere i ragazzi, coinvolgerli al meglio, e niente, noi vi aspettiamo a gennaio e poi tutti insieme a settembre. Io vi ringrazio ancora e non so più volevo farvi gli auguri di buone feste perché sono vicine. Buone feste a voi e alle vostre famiglie e arrivederci a presto. Se grazie, arrivederci. La parola a qualcuno può ancora dire, però mi sembrava di non vedere più mani alzate. Va bene, allora mi pare che ci possiamo salutare. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Buonasera. Professor Tempesti che ha... Buonasera. Grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie. Buonasera.